Dio, quanti cadaveri. Devo evitare quelle spore. Questo posto è una prova, dove Amaru ha dimostrato di poter guidare la... Ma se si fosse unito prima avrebbe ottenuto subito il cibo e Saidi non sarebbe morto andando a caccia. Non esiterò mai più. Era una promessa di Amaru al fratello morto, in una lingua sconosciuta a tutti gli altri paititiani. C'è solo una persona che può confermarmi tutto questo. Ah, di nuovo tu. Hai trovato ciò che andavi cercando? Credo di sì. Più di quanto mi aspettassi. Sembri preoccupata. A cosa pensi? Amaru ha mai fatto ritorno qui? Dopo la carestia? Intendi dopo la morte del fratello? Come ho detto, erano inseparabili.
Quando Saidi è morto, una parte di Amaru è morta con lui. Poco tempo dopo quella disgrazia è tornato una sola volta, poi mai più. Si è dedicato completamente al culto di Kukulkan. La morte del fratello l'ha cambiato per sempre. Grazie, mi hai aiutata più di quanto possa spiegare. Corianka aveva ragione. Questo disco è importante per Amaru. Forse è la cosa più preziosa che possiede. Non abbiamo motivo né diritto di tenerlo. Dagli questa. Amaru! Che voleva quel sacerdote insolente? Come? Cosa? Dammi qua! Sei tornata. Cosa hai scoperto? Troppo, secondo me.
Cos'è successo? Ho restituito il disco cifrante ad Amaru. I suoi messaggi non servono alla ribellione. È più una cosa personale. Un ricordo che rappresenta l'amore di Amaru per suo fratello Saidi. I codici indicano diversi punti di scambio utilizzati dai fratelli celati in giro per la città. Uno di essi conteneva cibo ricevuto dalla Trinità per aiutare durante la carestia. Saidi però non ha mai ricevuto il messaggio perché era già morto. Amaru non è sempre stato come lo conosciamo. Nonostante tutto, vuole ancora fare il bene di Paititi. Lo so, ha sempre portato nel cuore questa città e la gente che vi abita. Insieme ai suoi rimpianti.